Dunque, ora che abbiamo capito come sono pensati i principali vaccini che sono disponibili per Covid-19, una delle domande ovvie per tutti quanti noi è: qual è il rapporto tra i vaccini e in particolar modo la popolazione giovane? Per rispondere a questo tipo di tematiche abbiamo qui con noi oggi Rita Carsetti, che è responsabile della diagnostica immunologica dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, a cui abbiamo deciso di porre esattamente alcune domande su questo tema. E nello specifico chiediamo a Rita: i bambini e i ragazzi possono essere vaccinati con il vaccino anti-Covid-19? Considerato il fatto che la malattia di norma non si sviluppa in modo grave nei giovani, è importante che anche i giovani si vaccinino? E poi, infine, i diversi vaccini sviluppati che ci sono oggi disponibili sono tutti ugualmente efficaci e indicati per la vaccinazione nei giovani? Grazie, Rita. Una delle cose che sta diventando sempre più chiara è che la malattia, il Covid-19, è più grave, no? Nelle persone anziane. Quindi magari i ragazzi e i bambini soprattutto, pensate, i bambini piccoli piccoli non si ammalano assolutamente, ce ne sono su pochissimi casi di forme gravi di Covid-19. E ovviamente questo ci farebbe pensare, beh, ma che mi vaccino a fare io per una cosa del genere che in fondo non è grave per me? Beh, in realtà il problema vero è che sia voi giovani sia i bambini, in realtà potete trasmettere la malattia, cioè voi potete avere praticamente il virus, il SARS-CoV-2 nelle vostre vie respiratorie. E poi siete voi purtroppo che contagiate le persone che vi stanno intorno e voi non sapete che vi sta intorno, certo che è il vostro nonno, i vostri genitori, ma ci può essere anche qualcuno che ha una malattia di cui voi non sapete niente e che invece morirà perché è stato contagiato da una persona che invece se l'è cavata e anche molto bene. Per ora non si è considerato tantissimo vaccinare le persone giovani. Soprattutto perché abbiamo troppi pochi vaccini e che quindi i vaccini vengono dati alle persone che sono più a rischio. In più, ovviamente, dovete considerare che anche le case farmaceutiche, prima di dare un vaccino, fanno tantissimi test e cominciano a fare delle cose che si chiamano dei trial clinici, cioè testano un vaccino in un gruppo di persone e hanno cominciato a testare prima le persone adulte perché sono quelle che tutto sommato hanno un sistema immunitario forte e che quindi non corrono tanti rischi. I bambini, per esempio, non sono stati testati. I vaccini che abbiamo adesso li possiamo dare a persone dai 16 anni in poi, diciamo, no? Invece ci sono dei trial clinici che si stanno facendo adesso con i bambini fino a 12 anni, cioè da 12 anni in poi, e invece per vedere quanto vaccino, quale vaccino si deve dare ai bambini più piccoli, ancora non sono stati fatti gli studi, quindi io tutte queste risposte non ve le posso dare, però vi devo dire che se il vaccino ci sarà, vi dovete vaccinare per voi, per evitare che qualcuno di voi si ammali gravemente, perché esistono dei casi anche gravi, sono rari, ma esistono dei casi anche gravi nei bambini e nelle persone giovani, ma soprattutto perché voi potreste contagiare qualcun altro che invece morirà per una cosa che sarebbe stata prevenibile dal vaccino. Pensate a una persona con un'immunodeficienza, ad una persona che ha avuto un trapianto. Questa persona, anche se viene vaccinata, non farà una risposta immunitaria sufficiente e magari morirà per il Covid-19, mentre se tutti quelli che gli stanno intorno sono vaccinati, fanno la famosa immunità di gregge, che noi chiamiamo adesso immunità solidale. Perché in realtà protegge non solo voi, ma anche gli altri. È un po' come pensate al morbillo, per esempio. Vi ricordate, qualche anno fa c'è stata un'epidemia di morbillo in Italia, no? E il morbillo non è una malattia gravissima, ma non so, diciamo, uno in ogni 1.000 delle persone, dei giovani che si ammalano di morbillo, diventerà sordo per il morbillo. Uno su 3.000 morirà. Ecco, diciamo, il Covid più o meno è un po' così. Voi pensate che non è una cosa grave. Però in realtà alcune persone stanno male e poi se io ho il morbillo e a me non succede niente, ma contagio una persona con un'immunodeficienza o una persona anziana, quella muore. Quindi io mi devo vaccinare non solo per me, ma anche per gli altri, sicuramente.
Quali di questi vaccini che abbiamo fatto finora, che conosciamo finora, che sono sul mercato, siano migliori per i bambini, per i giovani? E in realtà, ragazzi, non è stato ancora testato, perché i vaccini sul mercato sono pochi. Come vi ho detto, gli studi clinici sono stati fatti soprattutto sulle persone adulte, e quindi è una cosa che stiamo imparando tutti insieme, perché i primi vaccini sono stati dati a ottobre, diciamo, no? Quindi noi adesso abbiamo delle risposte, finora soprattutto sugli adulti, e ovviamente una delle cose che non sappiamo è quando tutti questi vaccini saranno messi a confronto. Cioè, io potrò confrontare uno che ha avuto il vaccino di AstraZeneca con un gruppo di gente che ha avuto quello Pfizer, eccetera eccetera. Quale sarà il migliore? Quale soprattutto durerà di più? Cioè, quale vi darà la protezione che è più duratura? Io questo ancora non lo so, non lo sa nessuno, perché la prima dose di vaccino sono state date a ottobre, quindi sono passati 6 mesi, e un vaccino che funziona bene dura 5 anni, 10 anni, quindi ancora non lo sappiamo. Sicuramente sappiamo che, per esempio, alcuni dei vaccini funzionano bene anche sulle persone anziane. Su voi, sui ragazzi, probabilmente funzioneranno tutti benissimo. Però ecco, i dati sono ancora pochi, purtroppo i vaccini sono troppo pochi, abbiamo troppo poche dosi, ma vaccinatevi, vaccinatevi per proteggere voi e per proteggere i vostri genitori, i vostri nonni, anche quelli che vi stanno intorno e che voi non conoscete, ma che magari hanno un'immunodeficienza o una malattia grave. Tra i temi che frequentemente vengono sollevati relativi all'uso dei vaccini, c'è il loro rapporto con le allergie. C'è anche un secondo tema che viene spesso menzionato, che è quello del rapporto e della fattibilità e delle implicazioni che ha l'utilizzo dei vaccini in soggetti che sono dotati di un sistema immunitario che non è perfettamente funzionante, soggetti con delle immunodeficienze. Questi due temi abbiamo deciso di affrontarli con Gigino Tarangelo, che è un amico della società e che è qui con noi oggi. Gigi è il direttore del Dipartimento di Immunologia Clinica e Microbiologia in un istituto che si chiama NIAID, parte dei National Institutes of Health americani, dove lavora da parecchio tempo. È un immunologo di standard internazionale ed è, riteniamo, una delle persone sicuramente più indicate per porre questa domanda. Quindi per Gigi la domanda è: le persone con immunodeficienze o allergie possono vaccinarsi? E se sì, rispondono con la stessa efficacia e correranno gli stessi rischi di effetti collaterali degli altri soggetti oppure no? Grazie Gigi. Grazie Massimo, e grazie anche per darmi l'opportunità di rispondere a queste due domande che sono ovviamente molto importanti e che sollevano anche numerosi problemi nell'opinione pubblica. Distinguiamo prima di tutto i due problemi, allergia da un lato e immunodeficienza dall'altro. Parliamo prima del problema vaccini e allergie. Ho visto sulla stampa molta preoccupazione rispetto al rischio di eventi allergici in persone che ricevono il vaccino. Bisogna sgombrare il campo da alcuni problemi che sono in realtà dei falsi problemi. La vera reazione allergica che noi temiamo è lo shock anafilattico, l'anafilassi, che avviene con una frequenza estremamente bassa. E i dati che oggi abbiamo ormai a disposizione, perché i vaccini sono stati impiegati a livello di popolazione, ci dicono che il rischio di questi eventi gravi è di 3 dosi su 1 milione per quello che riguarda il vaccino di Moderna, 5 dosi su 1 milione per quello che riguarda il vaccino di Pfizer, quindi parliamo di eventi estremamente rari e per i quali peraltro esiste comunque la possibilità di intervento, perché se si ha a disposizione l'adrenalina in realtà questi soggetti non corrono poi rischi particolari. Bisogna comunque sapere che la possibilità di un evento grave c'è sempre, quindi il vaccino va condotto ovviamente in una situazione di protezione, come avviene normalmente. Il soggetto deve rimanere nel luogo in cui viene somministrato il vaccino un minimo di 15 minuti. Se c'è una precedente storia di allergie di altra natura, in realtà questa non costituisce una controindicazione al vaccino. L'unica vera controindicazione al vaccino è una storia di allergie gravi a componenti del vaccino stesso. Nel caso dei vaccini di Moderna e Pfizer, di fatto questo è un evento estremamente improbabile, perché sono vaccini basati su RNA in cui l'unica componente possibile è una molecola che si chiama PEG, ma peraltro sono eventi molto rari l'allergia a PEG. Quindi io direi che di fronte a un dubbio ci si rivolge al proprio medico curante, si va a valutare se c'è una storia di allergie importanti a componenti contenute nel vaccino. Se questo è bene, il vaccino è controindicato, ma è un evento estremamente raro.
Per tutti gli altri casi, la raccomandazione è rimanere nel luogo della vaccinazione un minimo di 15 minuti al fine di evitare qualsiasi rischio di eventi rarissimi e gravi che comunque possono intervenire. L'altra domanda era sui soggetti con immunodeficienza. Anche qui vanno distinti i due aspetti, da un lato la sicurezza, dall'altro l'efficacia. E poi forse non è neanche così corretto mettere in un calderone tutte le situazioni di immunodeficienza, perché immunodeficienze esistono di diversa natura. Si può leggere, ad esempio, che sono sconsigliati alcuni tipi di vaccini in pazienti con immunodeficienza. Quali tipi di vaccini? Vaccini, per esempio, a base di virus vivi attenuati. Non è il caso dei vaccini Covid. I vaccini Covid sono costituiti in maniera diversa a seconda della natura del vaccino, o da RNA, in alcuni casi da vettori, come chiamiamo, adenovirali, che però non hanno capacità di replicarsi all'interno dell'organismo, in altri casi da parte di proteine ricombinanti. Nessuno di questi vaccini è in grado di determinare reazioni avverse, pericolose, gravi in soggetti con immunodeficienza. Se vogliamo dire proprio una situazione estremamente rara e per la quale non abbiamo dati a disposizione, c'è un potenziale rischio che i vaccini a base di RNA in soggetti che hanno situazioni iperinfiammatorie, in particolare interferonopatie, possano dare luogo a reazioni avverse. È un evento rarissimo. Se un soggetto ha una diagnosi genetica di questo tipo di malattie, ne parli col proprio medico curante e valuti l'eventualità di somministrare un altro tipo di vaccino. Per i pazienti che hanno ricevuto cure oncologiche, che sono in terapia con immunosoppressivi, che hanno subito un trapianto d'organo e per questo richiedono immunosoppressione, il vaccino non costituisce un rischio, anzi è fortemente consigliato, perché questi soggetti sono a rischio di malattie più gravi se incontrano il virus SARS-CoV-2. Il diverso discorso dell'efficacia. Sappiamo che in alcune condizioni di immunodeficienza la risposta immunitaria dell'organismo può non essere altrettanto valida come in un soggetto che ha un sistema immunitario che funziona perfettamente. Ugualmente, ripeto, il vaccino va comunque effettuato. Se possibile, in questi casi è utile successivamente valutare l'entità della risposta immunitaria attraverso dosaggio di anticorpi specifici. Molto più complessi sono altri test per valutare l'immunità cellulo-mediata, ma voglio dire che sappiamo che anche soggetti che avevano condizioni o per effetto di chemioterapia o per natura genetica del loro difetto, che li metteva in grado di non produrre anticorpi nei confronti del virus, hanno poi sviluppato comunque un'immunità cellulo-mediata dopo infezione col virus vero e proprio. Quindi è presumibile che anche il vaccino induca comunque una risposta protettiva. Quindi il consiglio è sempre vaccinarsi, anche in condizioni di immunodeficienza, sapendo che non si corrono rischi dal punto di vista della sicurezza, che l'efficacia potrebbe anche essere ridotta, ma comunque è preferibile e fortemente consigliata la vaccinazione rispetto al rischio di rimanere non vaccinati e di incontrare il virus selvaggio, il virus che dà luogo alla malattia. Un'ultima cosa, per i soggetti con immunodepressione, il consiglio è anche quello di vaccinare il nucleo familiare. Bisogna creare comunque uno scudo protettivo intorno a questi soggetti, proprio perché noi non sappiamo in che misura svilupperanno una risposta protettiva e quindi sviluppare i familiari è fortemente indicato. Ci sono alcuni aspetti che sono correlati all'utilizzo dei vaccini in alcune categorie di persone che abbiamo in parte già trattato per quanto riguarda i soggetti immunodepressi. Un'altra questione che viene spesso sollevata è se le attuali regole prevedono che persone che hanno già avuto la malattia siano comunque da vaccinare e per quale ragione se sono già immuni. Oltre a questo, oltre a proteggere dalla malattia, la risposta immunitaria che è indotta dal vaccino o da una precedente infezione, vorremmo sapere se previene anche la possibilità di trasportare il virus ed eventualmente infettare altri non ancora immunizzati. Oggi abbiamo con noi, per rispondere a questa domanda, Antonella Viola. Antonella Viola è un'immunologa, professoressa ordinaria di patologia generale e direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica a Padova.
è una delle persone più qualificate per darci una risposta a questa domanda e quindi le passiamo il microfono. Grazie Antonella. Questa è un'ottima domanda perché in alcuni casi questo non è necessario, no? Ci sono alcune malattie, per esempio se quando una persona ha avuto la varicella non è necessario fare il vaccino per generare protezione, perché nel caso della varicella noi generiamo, quando veniamo in contatto col patogeno, generiamo una risposta immunitaria molto forte e che dura molto 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 a lungo nel tempo e quindi ci protegge. Nel caso invece dell'infezione da SARS-CoV-2, quello che si è visto è che l'infezione naturale ha due caratteristiche, cioè prima di tutto c'è una immunità transiente, cioè sembra che si attivi una risposta immunitaria, si generino anticorpi neutralizzanti, quelli cioè che sono in grado di bloccare l'accesso alle nostre cellule da parte del virus, però questo titolo anticorpale, questi anticorpi scompaiono nel tempo. Dopo 5-6 mesi il titolo anticorpale presente nel sangue, nel plasma delle persone è sceso. È basso e quindi non garantisce una protezione se la persona dovesse essere esposta a una successiva successivamente al virus. L'altro motivo è che ognuno di noi risponde in maniera estremamente variabile a questo virus, per cui ci sono delle persone che effettivamente sviluppano una buona risposta immunitaria, una buona quantità di anticorpi, una buona protezione, e altri che invece già dopo poche settimane non hanno anticorpi in circolo, perché per qualche motivo non hanno avuto una forte attivazione della risposta immunitaria. Quindi c'è una variabilità individuale tra soggetto e soggetto e poi un'immunità che non dura a lungo nel tempo. Per queste ragioni, quello che fa la vaccinazione è di riattivare quella risposta immunitaria, quindi risvegliare il nostro sistema immunitario. E questo è importante perché? Prima di tutto perché aumenta il titolo di anticorpi, quindi avremo più anticorpi in circolo, questi anticorpi persisteranno più a lungo nel tempo e quindi ci proteggeranno nel caso dovessimo incontrare di nuovo il coronavirus. Poi attivano delle cellule della memoria, cioè queste cellule che vengono generate ogni qualvolta noi veniamo in contatto con un patogeno, però che per essere veramente attive, per restare a lungo appunto nel nostro corpo, hanno bisogno di una seconda, di una successiva stimolazione, quando appunto la prima non è stata abbastanza forte, non sia stata abbastanza forte come in questo caso. Quindi da un lato una grande produzione di anticorpi neutralizzanti che si mantiene nel tempo, dall'altra l'attivazione di una memoria che ricorderà il contatto con questo virus o con questa spike, a seconda del tipo di vaccino che facciamo, nel tempo. E un altro motivo molto importante che sta emergendo in questi giorni è la protezione dalle varianti. Perché che cosa si è visto? Si è visto che mentre l'infezione naturale genera degli anticorpi che non sono sufficientemente forti a proteggerci anche contro le nuove varianti del virus che stanno emergendo, invece le persone che sono state in contatto con il virus, che sono guarite, che ricevono una attivazione del sistema immunitario attraverso una vaccinazione, sono in grado di produrre anticorpi che li proteggono anche dalle varianti. Quindi questo è un altro aspetto importante, quindi la protezione non solo dal virus originario, ma anche dalle varianti che si stanno generando. Il discorso invece dell'infezione e del contagio è invece ancora un po' più complicato, nel senso che non sappiamo ad oggi con l'assoluta certezza se questi vaccini siano in grado di generare un'immunità sterilizzante, o meglio, prima di tutto diciamo cos'è un'immunità sterilizzante. L'immunità sterilizzante è quella che fa in modo che io proprio neanche mi infetto e blocco da subito l'ingresso del virus nel mio corpo, perché nelle mucose, quindi nel naso, nelle vie respiratorie, ho degli anticorpi che impediscono appunto al virus di entrare nelle mie cellule e di replicarsi. Questo fa sì che io non mi ammali, che io non mi contagi e che io non possa trasmettere il virus ad altre persone. Allora, abbiamo delle indicazioni, per esempio con il vaccino Pfizer e col vaccino Moderna, che probabilmente questi vaccini riescono a bloccare anche l'infezione e il contagio, però sono ancora delle indicazioni, diciamo la certezza assoluta non c'è.
D'altro canto, con altri vaccini, come per esempio col vaccino di AstraZeneca, alcuni dati indicano che invece non vengano bloccate le infezioni asintomatiche, quindi che ci si può comunque infettare e quindi è anche possibile che si possa contagiare. Devo dire che dubito che una persona che sia stata vaccinata possa anche contagiare un'altra persona. Perché? Perché sebbene il virus possa entrare e possa in qualche modo infettarmi, difficilmente si replicherà così tanto da far sì che io abbia una carica virale tale da poter essere contagioso per gli altri. Però detto questo, non possiamo escludere al 100% che questa possibilità ci sia. Quindi la vaccinazione per oggi sappiamo che protegge dalla malattia grave, anche dalla malattia moderata, ma non sappiamo se sia effettivamente anche protettiva nei confronti dell'infezione. Contro questo obiettivo sono stati sviluppati un certo numero di vaccini in tempi straordinariamente veloci, anche se comparati con i tempi che normalmente sono stati utilizzati in passato per sviluppare vaccini attivi contro altri agenti infettivi. Quindi una delle cose che ci chiediamo è se per ottenere questo risultato sono stati saltati, per così dire, dei passaggi normalmente seguiti nello sviluppo di un vaccino e quindi se possiamo essere sicuri che questi vaccini sono tanto sicuri quanto lo sono gli altri di cui fino ad ora abbiamo parlato. Inoltre, oltre a sviluppare dei vaccini, più recentemente sono anche stati sviluppati degli anticorpi monoclonali come un approccio alternativo per agire contro questo tipo di malattia. Quindi oggi abbiamo tra i nostri ospiti anche Rino Rappuoli, che è collegato, che in duplice veste di Chief Scientist di GSK Vaccine e anche di responsabile del Monoclonal Discovery Lab del Toscana Life Science, è la persona giusta a cui rivolgere queste domande. Grazie, Rino. Vorrei dire che è molto importante capire che i vaccini contro il Covid che sono stati sviluppati in un tempo così veloce sono assolutamente sicuri e che non è stato saltato nessun passaggio che fosse mirato a garantire la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Detto questo, vi spiego perché, però ci tenevo a dirlo subito all'inizio per essere chiaro sul messaggio. Io ho fatto e sviluppato vaccini un po' in tutto il mondo negli ultimi 40 anni e devo dire che per sviluppare i vaccini ci vogliono 10, 15, a volte anche 20 anni. E perché? Perché prima ci vuole scoprire i vaccini, poi bisogna fare la tossicologia, poi bisogna fare la fase 1, poi la fase 2 in clinica, poi la fase 3, poi bisogna costruire una fabbrica. Poi bisogna presentare il tutto alle autorità regolatorie e tutto questo richiede tanto tempo e grossi investimenti. Per fare un vaccino ci vogliono circa un miliardo di euro e ovviamente nessuno spende tutti i soldi all'inizio, si fa l'investimento successivo solo se la parte precedente è andata bene. Quindi si fa la fase 2 quando la fase 1 è andata bene, si fa la fase 3 solo se la fase 2 è andata bene. Quindi si fanno le cose una dopo l'altra e un investimento dopo l'altro. Nel caso della pandemia non c'era il tempo di fare le cose una dopo l'altra e i governi, soprattutto il governo americano, ma anche l'Europa e l'Inghilterra, hanno dato alle aziende una quantità enorme di soldi e hanno detto: non mi importa se butti via i soldi, prendi questi soldi ma non fare le cose una dopo l'altra, farle tutte in parallelo. E quindi le aziende hanno potuto fare la parte di scoperta, la parte di tossicologia, la parte di fase 1, la parte di fase 2, la parte di fase 3, tutto in parallelo. Non è stato saltato niente, ma appena c'era l'evidenza che la prima fase andava bene, non si aspettava la fine, si cominciava la seconda e poi la terza e così via. E alla fine siamo riusciti ad avere dei vaccini che sono sicuri e sono efficaci e l'abbiamo ottenuti senza saltare nessuno step che garantisse la sicurezza e l'efficacia. Anzi, devo dire che l'efficacia dei vaccini è stata testata in quantità enorme di persone, circa 30.000 persone per la fase 3 dei vaccini
per dimostrare che i vaccini funzionano, e funzionano alla grande. Abbiamo visto quelli RNA che funzionano al 95%. E questo è stato per 30.000 persone, sono tante, di solito si fanno 3, 5.000, 10.000. Quindi diciamo che la sicurezza e l'efficacia sono stati dimostrati in un numero di persone che può essere più grande di quello che si fa di solito. Quindi direi assolutamente assoluta tranquillità sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini. L'altra cosa di cui ci tengo a parlare sono gli anticorpi monoclonali, perché mentre i vaccini vengono usati per vaccinare milioni di persone, forse miliardi di persone, per eliminare questa pandemia, è chiaro che i vaccini servono per prevenire, non per curare. Nel frattempo abbiamo tutti i giorni ancora tantissime persone che vengono infettate, e alcune di queste finiscono in ospedale e hanno una malattia seria, e un numero cospicuo al giorno muoiono. Quindi ci vogliono anche delle terapie per poter curare le persone che si infettano, e le terapie più rapide da sviluppare sono anticorpi monoclonali. Anticorpi monoclonali umani che vengono sviluppati prendendo il sangue da persone convalescenti, prendendo le cellule che producono i loro anticorpi che gli hanno permesso di guarire, isolando quelle cellule che producono anticorpi molto potenti, e poi vengono prodotte su scala industriale e alla fine vengono riniettati nelle persone, e quando vengono iniettati li proteggono immediatamente dalla malattia, e se sono già infettati risolvono l'infezione nel giro di qualche giorno, e quindi una volta risolta l'infezione chiaramente non vanno incontro alla malattia grave, non vanno in ospedale, quindi non muoiono. Quindi diciamo anticorpi monoclonali e vaccini sono le due cose che ci permetteranno in qualche modo di liberarci da questa pandemia e di riguadagnare la libertà che questa pandemia ci ha tolto. I vaccini hanno delle implicazioni che vanno al di là delle loro caratteristiche in termini di risposta immunitaria. Anche se oggi il nostro obiettivo primario è quello di affrontare i loro aspetti immunologici, abbiamo scelto di non trascurare anche aspetti che attengono al componente di responsabilità che ognuno di noi ha su questo tema nei confronti della collettività. E per aiutarci ad affrontare questo aspetto abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi il professor Guido Alpa, che è professore emerito di diritto civile alla Sapienza, è stato presidente del Consiglio Nazionale Forense ed è un giurista di fama internazionale, che crediamo essere una delle persone più qualificate per aiutarci a rispondere ad alcuni specifici punti. In particolare chiediamo al professor Alpa perché la vaccinazione contro il Covid-19 non è obbligatoria e se secondo lui sarebbe accettabile porre un obbligo vaccinale solo per alcune categorie di individui, quali per esempio i medici e gli infermieri, e se non lo è, se è invece accettabile sul piano dell'etica deontologica il rischio che questi operatori sanitari, non vaccinandosi, fanno correre ai pazienti. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Mi sembra uno dei problemi capitali della società contemporanea, soprattutto in seguito all'emergenza della pandemia che si è abbattuta su tutto il mondo. Innanzitutto una precisazione. Lei ha detto che la vaccinazione contro il Covid non è obbligatoria. Questa è una scelta che ha fatto il governo e il Parlamento. Perché? Perché avrebbero potuto invece fare un'altra scelta, e cioè imporla a tutti i cittadini obbligatoriamente. La ragione è molto semplice. Noi dobbiamo pensare che ci debba essere un contemperamento degli interessi tra i diritti che sono riconosciuti a ogni persona in quanto tale, due diritti fondamentali, compreso il diritto alla salute, e il diritto della collettività a evitare i rischi che possono derivare dal contagio, che per un fatto ovviamente non colposo, per una malattia accidentale, una persona potrebbe diffondere in tutti i luoghi, venendo a contatto con persone familiari, ma anche nei luoghi dove si potesse recare.
Ora, questo delicato bilanciamento è fissato da una norma della Costituzione, l'articolo 32, che stabilisce che il diritto alla salute è un diritto inviolabile, cioè riconosce alla persona questo diritto che consente di pretendere non soltanto da tutti gli altri consociati, ma anche dallo Stato di essere curato, quindi le cure. Perché questo diritto deve essere salvaguardato e quindi la Costituzione prende in primo piano, in primo luogo, i diritti del singolo, ma aggiunge anche che è un interesse della collettività. Ecco, io richiamerei, se è possibile, le parole che usa la nostra Costituzione. Perché sono molto semplici e però essendo parole che riflettono un testo normativo, devono essere comprese nell'ambito della cultura giuridica che le ha ispirate e che le applica. L'articolo 32 recita: La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo. Ma aggiunge interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Poi aggiunge, ecco, un divieto che deriva dalle pratiche eugenetiche che erano state avviate durante l'epoca nazista, ma anche in altri paesi, soprattutto negli anni 30 e 40. E cioè si dice: nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Allora, non si possono obbligare le persone a subire dei trattamenti chirurgici, come era capitato in alcuni paesi quando si voleva trasformare una malattia in una sorta di colposa affezione che doveva essere rimossa. Non si possono sottoporre i pazienti a dei trattamenti che siano lesivi della personalità e quindi, per esempio, sono stati rimossi tutti i trattamenti dei malati di mente che erano costrittivi. Quindi la imposizione di trattamenti chirurgici, cure che possono violare il rispetto della persona umana e quindi non assicurare il rispetto della persona umana sono vietati. Questo però non significa che la vaccinazione, così come richiesta dalla tutela degli interessi della collettività, non possa essere imposta per legge. Questo è un principio che è stato applicato da diverse leggi nel corso subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando sono cominciate le vaccinazioni dei bambini contro la poliomielite e così via, il morbillo, la varicella e altre affezioni. E c'è una legge importante che è un decreto legge, poi convertito in legge del 2017, a proposito dell'obbligo dei vaccini ai bambini che sono in età scolastica, cioè si dice in età scolastica perché è il primo momento in cui il bambino lascia la famiglia e viene immesso in un contesto sociale nel quale può ricevere, ma può anche trasmettere contagio. Allora, dove sta allora questo bilanciamento dell'interesse? Innanzitutto, la tutela della salute è un diritto inviolabile che viene garantito anche a favore della persona, quindi viene anche imposto alla persona la necessità di essere sani per poter evitare rischi alla collettività. L'unico caso in cui è possibile, allora, là dove la vaccinazione non sia obbligatoria, scusi, sia obbligatoria, è poterla evitare se la vaccinazione può provocare la morte, perché evidentemente nella scelta fra
un rischio di morte e rischio per la collettività, siccome la Costituzione dice che è diritto inviolabile del cittadino, non può essere imposto un trattamento medico che abbia questi possibili rischi. Però se questi rischi non si corrono, e siano, diciamo così, rischi quelli che potrebbero manifestarsi del tutto accidentali, allora la stessa legge prevede che la persona che sia stata vaccinata e poi abbia subito dei danni dal vaccino possa chiedere il risarcimento del danno. Non viene riconosciuto un risarcimento compiuto, completo, ma un indennizzo, perché la società in qualche modo ricambia questo sacrificio che viene imposto all'individuo, qualora il sacrificio sia effettivamente tale, cioè un rischio effettivo che si è tradotto in un danno alla salute del singolo per effetto dell'inoculazione del vaccino, allora in quel caso si riconosce un indennizzo. Per cui la discussione che oggi si fa in Italia sulla opportunità o meno della vaccinazione è una discussione che discende da una scelta che a suo tempo, quando è comparsa la pandemia e quando poi si è finalmente realizzata questa grande scoperta scientifica, cioè il vaccino che consentiva di poter prevenire il contagio, di non obbligare i cittadini a lasciare questa scelta alla loro libera determinazione. Allora, qui, voglio dire, avrebbe potuto fare una scelta diversa. Io, francamente, fossi stato il governo o il Parlamento, avrei imposto la vaccinazione, perché non soltanto perché salva anche la vita del singolo, ma perché è una misura per contrastare la pandemia e quindi riuscire a prevenire i rischi alla salute e alla vita che questa terribile pandemia sta diffondendo. Io, se mi consente, ecco, una addizione, direi, devo fare due addizioni. Ecco, questa interpretazione dell'articolo 32 non è mia, è un'interpretazione della Corte Costituzionale, cioè dell'organo giudiziario che sindaca la conformità delle leggi alla Costituzione, che proprio nell'esaminare questa problematica della obbligatorietà del vaccino si è espressa tre anni fa, la sentenza numero 5 del 2018, in un modo assolutamente chiaro, determinato, preciso, perché si dice, e l'ha scritta, questa sentenza l'ha scritta l'attuale ministro della giustizia, che è la professoressa Cartabia. È una bella e lunga sentenza in cui si dice che, tenendo conto del significato dell'articolo 32 della Costituzione, tenendo conto della giurisprudenza della Corte Costituzionale che si è raccolta nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, tenendo conto anche degli orientamenti dei legislatori degli altri paesi europei, è legittimo imporre l'obbligo di vaccinazione. Qui l'obbligo di vaccinazione riguardava i vaccini che si fanno in età scolastica. In altri termini, per poter frequentare la scuola e quindi essere ammesso a scuola, il minore, il bambino, deve essere vaccinato. Raggiunge, la Corte ha precisato che se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è soggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute che è obbligato, salvo per quelle sole conseguenze che appaiono normali e tollerabili. Ecco, in questo caso la vaccinazione obbligatoria è non solo legittima, ma è dettata dalla Costituzione proprio per tutelare gli interessi della collettività. Ecco, se posso aggiungere ancora una cosa, mi sembra che l'obbligo di vaccinazione non sia soltanto un obbligo di carattere legislativo, ma è anche un obbligo di carattere morale, perché se si partecipa
se si è parte di una società, bisogna in qualche modo meritare anche il posto che si occupa in questa società, meritare di essere stimati, rispettati e accreditati all'interno di una società la quale evidentemente deve difendersi dai rischi e per difendersi dai rischi obbliga a questo trattamento sanitario che normalmente non è pericoloso. Se fosse rischioso per la vita, allora il discorso è diverso. Dunque, abbiamo oggi con noi anche ospite il dottor Giovanni Rezza, che è direttore generale della prevenzione per il Ministero della Salute, che conosciamo visto i suoi notevoli e ripetuti interventi anche attraverso i mezzi di comunicazione, che ringraziamo anche per l'impegno che sta mettendo per la gestione della pandemia da parte del Paese. E al dottor Rezza abbiamo pensato di porre una domanda che è la seguente. Se secondo lui è opportuno che alle persone vaccinate sia rilasciato un certificato di vaccinazione che ne riduca le limitazioni di movimento applicate ai soggetti non immuni. E se sì, se questa norma andrebbe secondo lui estesa anche ai soggetti immuni perché precedentemente infettati dal virus. Grazie, dottor Rezza. E questa è una domanda a cui è molto difficile rispondere, di fatto. Ci sono alcuni paesi come Israele che si stanno muovendo su questa pista e la stessa Unione Europea sembra avere un interesse a questo passaporto che chiamiamo di immunità, che dopo è un passaporto che avrebbero le persone che sono state vaccinate principalmente, ma anche le persone che evidentemente hanno acquisito l'infezione in maniera sintomatica o asintomatica, a prescindere, in passato. Devo dire che ciò potrebbe avere dei vantaggi, ma allo stesso tempo io ho molti dubbi sulla sua fattibilità, sulla realizzazione, anche sui presupposti concettuali, in qualche misura. I vantaggi quali sarebbero? Beh, innanzitutto potrebbe essere una spinta a vaccinarsi, no? Perché se noi dicessimo alla popolazione, poi se tutti i vaccini, e quindi magari potresti diventare immune, a quel punto potresti anche muoverti liberamente, non soggiacere alle regole del lockdown piuttosto che delle chiusure o delle restrizioni che ci sono di questi tempi. Però teniamo conto che già qua c'è una prima possibile obiezione. In questo momento la domanda di vaccini supera l'offerta. Tutti quanti vorrebbero vaccinarsi, se c'è una carenza di vaccini, non si vaccina. Primo. Secondo, naturalmente, riprendere le attività, riprendere a viaggiare potrebbe essere una cosa molto allettante, potrebbe rimettere in moto in qualche misura l'economia. Però, quando io parlo di dubbi, anche concettuali, teorici, parlo di qualcosa che è molto concreto e che potrebbe limitare l'utilizzo di questo passo, anche il valore del cosiddetto passaporto di immunità. Innanzitutto, se noi consideriamo un'infezione naturale, purtroppo esistono reinfezioni, vediamo che ci sono delle persone, anche se relativamente rare, che si reinfettano, dei casi sporadici. Abbiamo però l'esempio di Manaus, la città dell'Amazzonia, dove il 70% della popolazione era stimato essere già infetto, è arrivata una nuova variante, è emersa una nuova variante, la cosiddetta variante brasiliana, è il lignaggio P1, e molte persone si sono reinfettate. Quindi, quanto possiamo contare sulla immunità indotta dall'infezione naturale? Abbiamo dei dubbi a riguardo. Certamente, una persona che ha passato l'infezione probabilmente è più protetta rispetto a una persona che non ha mai incontrato il virus, però non sappiamo quanto l'immunità sia protettiva e quanto a lungo, soprattutto, possa durare questo effetto protettivo. Vaccini, anche qua abbiamo ancora molti caveat, molti limiti nelle nostre conoscenze. Non sappiamo quanti e quali vaccini siano effettivamente infection e transmitting blocking, cioè quanti vaccini diano un'immunità cosiddetta sterilizzante, quanti vaccini quindi possano impedire davvero l'infezione e la trasmissione dell'infezione stessa. Potrebbero alcuni vaccini bloccare in alcuni individui. Dipende anche dalle risposte dell'ospite, probabilmente non è uno 0-1, un sì no, però potrebbero, per esempio,
proteggere dalla malattia o da forme gravi di malattia o dall'ospedalizzazione, ma non dall'infezione. Naturalmente questo farebbe sì che una persona che avesse il passaporto di immunità invece potrebbe essere in qualche modo pericolosa proprio per la società, per gli altri, soprattutto se abbandonasse quelle misure che normalmente prendiamo oggi, distanze di sicurezza, uso di mascherine. Quindi le cose sono molto complesse effettivamente. C'è l'altro problema, il problema delle varianti, come vale per le infezioni acquisite per via naturale, vale pure evidentemente per le vaccinazioni. Vediamo che alcune varianti, come quella sudafricana e quella brasiliana, di fatto, sembrano diminuire, seppur parzialmente, capacità neutralizzante dei vaccini, l'efficacia dei vaccini. E quindi questo ci lascia dei dubbi sull'opportunità di dare a cuor leggero un passaporto di immunità. Terza cosa, la durata dell'effetto protettivo. Quanto durerà l'effetto protettivo dei vaccini? Non lo sappiamo, probabilmente bisognerà fare delle dosi booster, le inviamo, magari come per l'influenza, la piena dell'influenza, modificare la composizione del vaccino, adattarla alle nuove varianti. Quindi c'è una serie di dubbi a riguardo, per cui concluderei dicendo che sarebbe davvero una bella cosa, potrebbe essere estremamente positivo sotto certi aspetti, rilasciare un passaporto di immunità potrebbe però allo stesso tempo avere dei problemi riguardo alla fattibilità dell'iniziativa. Stiamo per arrivare alla fine delle nostre interviste. La SICA ringrazia gli eminenti colleghi che sono intervenuti ed il professor Locati che ne ha curato il programma scientifico. Ma prima di congedarci, vogliamo offrirvi un ultimo intervento. Abbiamo ancora un aspetto importante, infatti, che dobbiamo chiarire, e riguarda le varianti del virus SARS-CoV-2. Abbiamo invitato il professor Guido Silvestri, che è ordinario e capo dipartimento di patologia presso la Emory University di Atlanta, perché è considerato dalla comunità scientifica tra i massimi esperti nello studio delle infezioni, in particolare da HIV. Al professor Silvestri chiediamo di rispondere alla domanda. Sono state segnalate nuove varianti del virus SARS-CoV-2. Perché è così rilevante la possibile emergenza di nuovi ceppi virali? I vaccini disponibili saranno efficaci anche verso queste nuove varianti? E ancora, la campagna vaccinale mondiale eliminerà SARS-CoV-2 o questo virus continuerà a circolare? È possibile che nei prossimi anni emerga un nuovo virus in grado di causare una pandemia simile? Grazie, professor Silvestri. Intanto grazie a voi di questo invito. Brevemente, le varianti sono state segnalate e chiunque conosca la virologia dei virus RNA non può essere sorpreso dal fatto che siano emerse delle varianti. I virus RNA hanno la capacità di mutare, alcuni di più come HIV, alcuni di meno, ma sono in grado di mutare e mutano sulla base di pressioni selettive, per cui le mutazioni di per sé sono casuali, no? sono un processo random, sono errori di trascrizione del genoma e di della replicazione del genoma virale. Però poi vengono selezionate in un contesto di ambiente favorevole. Per esempio, se ci sono molte persone che hanno un certo tipo di anticorpi nei confronti del virus, si selezionano varianti che hanno una qualche resistenza a questi anticorpi, un po' come per i batteri si selezionano varianti che sono resistenti ai farmaci antibiotici. E questo è un fenomeno ovvio, ben conosciuto. Di varianti quindi ne sono emerse tantissime, ce ne sono tre su cui si è concentrata l'attenzione degli scienziati, la variante, senza andare nei tecnicismi, la variante inglese, la variante sudafricana e la variante brasiliana. Queste varianti hanno diverse mutazioni, ce ne sono tre che sono particolarmente importanti perché stanno nel receptor binding domain, nella parte della proteina spike che si lega al recettore cellulare ACE2, e per i curiosi sono la varianti nelle posizioni, mutazioni genetiche nelle posizioni 417, 484, 501 della proteina spike, e conferiscono
una aumentata capacità di legare il recettore, nel caso della 501Y, e un certo grado di resistenza agli anticorpi per la E484K, quella che scherzosamente chiamiamo IC, che vuol dire una variante antipatica. La variante inglese ha solo la 501, più altre mutazioni di significato meno chiaro. La variante sudafricana e quella brasiliana hanno proprio questo trio di mutazioni in queste tre posizioni che ho spiegato. Quali sono le implicazioni? Le implicazioni sono che il virus cerca di trovare un compromesso tra la necessità di rimanere simile a se stesso per poter continuare a legare il recettore cellulare con alta efficienza, con alta affinità, altrimenti diventa incapace di infettare, e quella di sfuggire agli anticorpi o comunque di ridurre l'effetto degli anticorpi, sia quelli prodotti da infezione naturale, sia quelli prodotti in risposta ai vaccini. Allora cosa succede? Che c'è un po' un braccio di ferro in questo senso, in questo momento c'è un braccio di ferro più importante che non all'inizio dell'infezione, perché ci sono milioni e milioni di persone infettate, ci sono sempre più milioni e milioni di persone vaccinate. E io personalmente, dai dati che emergono, credo che comunque la efficacia dei vaccini nei confronti delle varianti sia tutto sommato sufficiente a far mantenere ottimismo nella possibilità di controllarle. I titoli anticorpali necessari a neutralizzare le varianti sono diversi, calano di circa 6-8 volte per quanto riguarda la variante inglese e brasiliana, molto meno per la variante inglese, ma questo non significa necessariamente che il virus sia diventato resistente, significa semplicemente che il titolo neutralizzante è più basso. Questo potrebbe voler dire che l'immunità, magari anziché essere sterilizzante, è un'immunità contro i casi gravi di malattia, potrebbe essere che è un'immunità che dura di meno nel tempo, perché come sappiamo il titolo anticorpale tende a scendere nel corso del tempo, però non lo sappiamo, ma dal punto di vista pratico quello che dobbiamo fare è continuare a vaccinarci, dobbiamo continuare a fare sorveglianza virologica, epidemiologica, monitorare queste varianti, sequenziare il virus, vedere dove sono, dove non sono, e tenere a mente, senza entrare nel panico da variante, no? In America si usa il termine scariant, no? Le varianti della paura, con un neologismo che è stato inventato, credo, da Eric Topol, senza farci prendere nel panico, tenendo presente che il virus più di tanto non può mutare, perché è un po' tra, come dire, l'incudine e il martello, da un lato agli anticorpi che lo colpiscono e dall'altro ha la necessità di continuare a legare il recettore ACE2. Quindi in questo senso il virus più di tanto non può mutare, la parte che era facile da mutare era il N-terminal domain, il dominio N-terminale, che già si è resistentizzato per quanto possibile. Teniamo anche presente che oltretutto per i vaccini RNA, ma alla fine anche per gli altri vaccini, non è poi così difficile fare delle nuove formulazioni che coprono anche le varianti da un punto di vista proprio formale, e tant'è che Moderna e Pfizer stanno già preparando il boost per l'autunno 2021, autunno-inverno 2021, che sarà probabilmente con un vaccino che copre le varianti. Ultima cosa, la campagna vaccinale sarà in grado di eliminare SARS-CoV-2? Naturalmente io non ho la sfera di cristallo, la mia personale previsione è che il virus continuerà a circolare, però continuerà a circolare in modo epidemico, facendo sempre meno ondate e soprattutto causando sempre meno danni, perché quello che stiamo vedendo è che le persone vaccinate sono molto protette dai casi più severi. I dati che ha rilasciato proprio ieri Pfizer sulla vaccinazione di massa in Israele parlano di una protezione dai casi severi confermata al 94%. Quindi, ripeto, se noi riuscissimo a ridurre la mortalità del 94%, a quel punto abbiamo fatto un passo avanti enorme. Teniamo presente che non è che questa sia l'unica malattia di cui si muore.
se è possibile che nei prossimi anni emerga un nuovo virus in grado di causare una pandemia, ma io penso che è possibile. Le pandemie fortunatamente non sono frequentissime. Ci sono dei punti interrogativi su come si è formato, come è nato questo virus. C'è un bellissimo articolo su Nature proprio della settimana scorsa che parla delle 5 domande ancora senza risposta sull'origine di SARS-CoV-2. Capire come è nato SARS-CoV-2 potrà farci capire meglio i rischi di possibili future pandemie. Grazie ancora.